Ciao a tutti amici di Avro Magazine, finalmente oggi vi presentiamo il gameplay di Dead Trigger 2, il noto gioco sparatutto dove dovremmo uccidere gli zombie, giunta naturalmente alla sua versione numero 2 con una grafica davvero davvero incredibile e una giocabilità che non ha eguali. Vediamo subito le funzionalità. A destra abbiamo la possibilità di scegliere la lingua e di accedere direttamente alla parte del nostro utente che potremo anche creare. Questo ci permetterà semplicemente di accedere e continuare il gioco da dove abbiamo concluso. Bene, siamo nel nascondiglio dove avremo differenti personaggi che ci aiuteranno a fornirci quello che ci serve. Abbiamo il medico, la donna, abbiamo poi l'armaiolo, abbiamo lo scienziato per quanto riguarda l'high tech, l'ingegnere per quanto riguarda le bombe e il contrabbandiere per scambiare quello che abbiamo naturalmente con varie migliorie aggiuntive. Ad esempio, facciamo l'esempio del medico, potremo naturalmente chiedergli di produrre secondo il credito che abbiamo qui sopra e utilizzare il nostro credito per costruire ad esempio un analgesico. Quando verrà creato un analgesico, naturalmente ci verrà mostrato un avviso, se non siamo nel nostro nascondiglio, che l'analgesico è pronto. Come vedete, ci sono differenti livelli fino al sesto. Questo implica che potrà produrre in serie i differenti analgesici senza aspettare ogni volta un tempo predeterminato. Andiamo indietro, potremo aggiornare l'aggiornamento. Che cosa implica? L'aggiornamento implica che potremo naturalmente aumentare le potenzialità del personaggio che stiamo andando ad aggiornare. Ad esempio, proviamo per quanto riguarda il medico, dovremo tappare su aggiorna e naturalmente ci verrà chiesto un prezzo e ci verrà definito un tempo che potremo ridurre con i punti G. I punti G ci aiuteranno anche in caso di morte di riprendere e di uccidere nel frattempo tutti i nemici che sono attorno a noi. Inoltre abbiamo la radio, che è la radio della resistenza, dove la resistenza ci indicherà le condizioni attuali in cui siamo, quindi ci dirà che alcuni territori sono stati occupati e che dovremo naturalmente difenderli. Come vedete, il medico ha già preparato l'analgesico e quindi potrò recuperare quello che ha creato. Ad esempio, una particolarità in questa versione di Dead Trigger 2 è per quanto riguarda le bombe. Abbiamo i polli con la dinamite addosso e naturalmente poi ci saranno altri tweak per quanto riguarda il pollo, tipo la mitragliatrice incorporata sopra. Le missioni, io attualmente le ho effettuato le due USA, le ho completate tutte. Ogni missione naturalmente un gameplay differente, però secondo una storia che si sviluppa durante il gioco e devo dire davvero molto molto bella. E per quanto riguarda le varie missioni, abbiamo una missione tipo la campagna, quindi dovremo completare la campagna, poi abbiamo delle submission che ci aiuteranno a potenziare il nostro personaggio. Inoltre, nelle impostazioni, cosa importante oltre alla parte della sensibilità è proprio quella del gioco. Potremo impostare quelle che sono le varie opzioni di gioco. Io ad esempio ho attivato per quanto riguarda i controlli il fuoco automatico perché l'ho trovato davvero molto molto comodo. Prima di ogni gameplay potremo equipaggiare il nostro personaggio con le differenti armi. Io attualmente ho diciamo una base un pochino più avanzata, ma non così tanto, perché vedete ho attualmente solamente un mitragliatore e una pistola, quando è in costruzione un fucile. Poi naturalmente ho equipaggiato la parte delle bombe, gli analgesici e quanto altro. Altra cosa che potremo fare: upgrade naturalmente in purchase di delle armi oppure dei soldi. E andiamo a vedere subito il gameplay. Una volta che entriamo all'interno del gameplay, abbiamo questa fantastica possibilità di scegliere la difficoltà livello per livello, che trovo una cosa davvero ottima. Quindi abbiamo i tre livelli di difficoltà: facile, normale e difficile. Ecco, entrati all'interno del vivo del gioco, avremo la possibilità, vedete in alto abbiamo le diverse armi a nostra disposizione. Naturalmente io attualmente ne ho solamente due per quanto riguarda le armi, e poi abbiamo
nostro, la nostra chiave a pappagallo, sempre utile. Naturalmente poi abbiamo le bombe, abbiamo la possibilità di scegliere il pollo, vedete il fuoco automatico e aumentare il livello, vedete, della nostra energia. Gli scenari sono davvero, ragazzi, fantastici. È un gioco che è stato curato nel tempo e i risultati si vedono. Come vedete, in alto c'è una freccia perché naturalmente ad ogni missione avremo la possibilità di effettuare queste mission. Quindi, ad esempio, in questo caso dobbiamo trovare un serbatoio e portarle verso un generatore. Durante il gameplay troveremo naturalmente il rifornimento per quanto riguarda le armi. Vedete il nostro mostro gigante. Vediamo se... Vedete, tutti si Quindi in questa missione avvicinano. praticamente dovremo portare delle... dovremo scaricare degli autoveicoli per portare i viveri agli altri della resistenza. Magari lanciamo un pollo. Rincorreranno il pollo, è davvero davvero qualcosa di ridicolo. Per alcuni naturalmente orrendo, però sono punti di vista. Beh, ragazzi, vi ho fatto vedere anche la parte degli scenari in esterna, sia interna, ed è un gioco da avere assolutissimamente, e soprattutto è gratis. Lo trovate gratuitamente sia su App Store sia su Google Play Store. Per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!